Buongiorno ragazzi, bentornati qui sul canale del Team Ombra. Continuano le nostre decklist di GBT08 e oggi passiamo ai nostri amici Dino con la versione per me più divertente, quella che mi diverte di più a giocare, ok? Non è forse la più competitiva, però a mio parere è la più divertente, ovvero Drago Antico. Drago Antico ha ricevuto non tantissimi supporti in GBT08, ma comunque ne ha ricevuti per modificare abbastanza il mazzo. Ha ricevuto qualche carta per modificare il mazzo. E comunque ora è già un po' più giocabile perché gli ha dato anche una buona prima stride, eccetera. Allora, gli ha dato soprattutto un ottimo starter. Starter che ci permette di non giocare più quel tiranno legend per riuscire a fare il multiattacco. Ok, lui è un po' più opzionale, perché qual è la sua skill? Dice che quando questa carta viene fatta ritirare per l'effetto di una carta con Drago Antico nel nome, quindi per tutto il nostro mazzo, perché vabbè è quello, praticamente a CB1 questa carta qua ci fa guardare le prime tre carte dalla cima del mazzo e schierare un Drago Antico tra di esse. Quindi è più opzionale, perché se tra le tre non troviamo niente di buono, abbiamo buttato, cioè almeno tirano Legend, sapevamo che erano 11. Però non ci obbliga a giocare quel tiranno Legend, che se lo abbiamo in Vanguard non ci fa tanto bene. Ma soprattutto non, cioè, ci può permettere di andare anche a giocare pezzi che forse sono più ottimi di un G3 giallone che picchia. E quindi davvero davvero buono il nuovo starter di Drago Antico. Andiamo a vedere i gradi 1. Allora, gradi 1 giochiamo heal 4x dell'APG, quella stappadanno, perché questo mazzo ciuccia Counterblast stamattina. E c'è, cioè, quella Drago Antico, è vero che quindi ci va meglio. Perché però abbiamo bisogno di parare i danni. E cioè di zappare i danni. Lei è l'unica che ci ha permesso di farlo come PG. Quindi PG di quelle nuove che quando la usiamo per parare possiamo, quando giochiamo in cerca del guardiano, scartiamo una carta, preveniamo un attacco che sta arrivando diretto al Vanguard e basta. Se viene tirata una retro non succede niente. E se c'è una lei in drop, counterseggiamo uno. Che è praticamente quello che ci serve più che altro. Questo mazzo qua veramente usa tanti Counterblast. Ha tanti Countercharger. Infatti ne giocheremo tantissimi. Però ho bisogno che continui ad avere i Counterblast liberi per riuscire a fare le cose. Quindi ho bisogno che ci siano loro. Poi, il 4x di lui, che ha un nome impronunciabile, scusatemi tanto. Gatlingardo, una roba del genere, Gantigaro. Lui è la nostra, lo usiamo in 4x perché oltre ad essere un ottimo attaccante, è la nostra raid di grado 1 preferita. Perché lui ha la skill sia in Vanguard che in retro. Quando attacca, noi possiamo saccare una carta Drago Antico per fargli prendere più 5. Lui è uno dei nostri, tra virgolette, motori insieme al suo fratello più grande. Perché, allora, quando attacca è un 13 in pratica, saccandoci un pezzo. Ma saccandoci il pezzo, tendenzialmente lo fa tornare. Quindi ci permette il multiattacco, che se noi riusciamo a fare a G1 giocare lui e giocare tipo Iguanagorg, che adesso andremo a vedere, sono già due attacchi buoni secchi contro il nostro avversario, oppure da supporto passa attaccante, quindi molto buono. L'abbiamo appena nominato, giochiamo il 3x di Iguanagorg, Drago Antico, solo 3 basta, non ne servono di più, di più stroppiano. Semplicemente quando questa carta viene fatta ritirare dalla nostra retroguardia, se abbiamo un Vanguard con Drago Antico nel nome, quindi l'unico motivo per cui non parte che abbiamo radato la PG, CB1 e che abbiamo in retro. E tutto qua. È un multi-attacker o comunque nei primissimi turni, perché comunque è un 7, oppure comunque noi possiamo spostarlo come supporto a un altro nostro attacco, quindi molto molto buono. E poi il 3x di Nodotank, che è un altro dei nostri countercharger del mazzo, però che usa la Soul e non abbiamo tanti modi per ricaricarla, ma quindi è buono averla. Lui dice che quando questa carta viene fatta ritirare per il nostro effetto, soulblastiamo una carta con Drago Antico, countercharge uno e diamo più 4 a un Drago Antico. Quindi molto buono anche perché può trasformare, se noi tipo andiamo a saccare queste due. Lui torna per effetto, lui attiviamo l'effetto, lo fa diventare un 11 e quindi può anche picchiare Vanguard a G3. Quindi davvero davvero buono, non ne servono di più di 3 però. Dopodiché, gradi 2, la nostra stella. L'Hypnofang è la carta più forte di Drago Antico, è quella che ci serve. È quella che fa fare tutto sto mazzo qua. Lui dice che una volta per turno, non in GB, alla fine della battaglia, questa carta ha attaccato. Se abbiamo un Vanguard con Spino, che sono tutti i nostri gradi 3, quindi siamo a posto.
Noi possiamo saccarci pezzo per stendarle dagli più 3. È ottimo perché noi possiamo non richiede tipo l'attacco del Vanguard, eccetera. Quindi noi possiamo attaccare prima di Spino, dargli tutti i trigger, e questi sono due attacchi con tutti i trigger su. Ma comunque di base, dal G3 in poi, lui è una carta che da sola, senza necessità di altre cose, cioè tranne la retro da tirare, ma oh, è il drago antico, ne avrà bizzeffe di retro da tirare, fa due attacchi, quindi davvero davvero forte. E soprattutto uno, se non lo supportiamo, e uno stendandosi prendendo più 3 non sa neanche supportarlo. Poi, Dino Crown, 3x, fratello più grande di Gatlingardo, quindi Vanguard retro, quando lui attacca, sacchiamo pezzo drago antico, prende più 5. Ha lo stesso scopo di Gatlingardo, solo che ne giochiamo solo 3 perché questo mazzo ha dei G2 un po' più forti. E quindi vogliamo maxare, cioè abbiamo bisogno di giocare gli altri G2. E gli altri G2 che giochiamo è il 2x di quello nuovo, quindi a Hypnopike. Lui semplicemente dice che quando questa carta viene in GB1, lui è una delle poche carte che parte con GB di questo mazzo, ma comunque quando questa carta viene saccata dal campo per una carta con Drago Antico, se abbiamo un Drago Antico nella main Vanguard, solblastiamo una carta Drago Antico e lui torna con più 5. Ottima, però richiede Soul, che è un modo, come ho detto, non abbiamo Soul e Soul di Drago Antico, quindi non abbiamo neanche tanti modi per caricarla. E poi comunque giochiamo il 2x di Tyrannobite, perché che è lui in versione non Soul, quindi quando viene saccato CB1 torna in campo senza power né niente. Serve sempre che scatenare i multi attacchi di Drago Antico, ma almeno non richiedendo Soul non rischiamo, e poi l'abbiamo usata tutta, non riusciamo a fare le cose perché ci siamo distrutti da solo il campo, distrutti da solo da Soul. G3 è molto facile. Il 3x di Spino Driver, che è la break. Questo mazzo è un mazzo che funziona con re break praticamente. Spino Driver cosa dice? Quando noi andiamo a convocarci sopra una carta, siamo in Limit Break 4. Quella carta prende più 10. E poi se sacchiamo due retro, peschiamo due e lui prende crit. Ottima, è una delle break alla fine più forti, quella di Tacci, perché noi comunque possiamo andarci a fare break sopra e poi richiamare quelle che spacchiamo, quindi ci facciamo più due secco, da crit da 10.000, quindi davvero ottima, e ha Spino nel nome. L'altra carta che ovviamente andiamo a giocare è il 4x di Spino Commando, che è il corrispettivo. Spino Commando ha tre skill, in pratica, cioè due in realtà. La prima è che nel turno in cui andiamo a convocare, noi guadagniamo la, cioè lui guadagna la skill, quindi noi quindi se andiamo a farci stare di sopra non l'abbiamo più, che quando una nostra retro viene saccata, CB1 possiamo chiamarcela in retro. Praticamente dall'effetto di Dinobite, di Tyrannobite o di Guanogorg, qualunque altra nostra retro. Molto buona. E poi lui ha un effetto in Limit Break, che dice che alla fine del nostro turno, se siamo in Limit Break, noi possiamo scegliere una carta con Spino Driver nella nostra Soul, raidarla su di lui, riprenderci in mano lui e scartare una carta. In pratica, noi poi il turno dopo possiamo andare a fare break, e fare break, fare break, e praticamente avanti così. Break ci permette di aggiungere due carte alla nostra mano, quindi praticamente il suo costo non andiamo a sprecarlo, o se no, in caso, facciamo le classiche stride, eccetera. Quindi questa è la nostra lineup dei G3 e dei G3 di questo mazzo. Inneschi 4 per di Nidhogg. So, è una delle carte più difficili da reperire ora di Tachikaze, però vi serve. I crit che caricate in Anima Countercharge a 1 e ha anche Drago Antico nel nome, penso che non serve altro da dire. Countercharge, questo mazzo qua, come ho detto, li mangia a colazione. E ha Drago Antico, quindi niente da dire. E il 3x di invece di un altro crit generico Drago Antico per arrivare a quota di 7. Approfitto di giocare solo 7 crit per aggiungermi uno degli altri inneschi che adesso vediamo. Quindi andiamo a giocare poi il 4x della pescata con effetto. Purtroppo non possiamo, cioè, non possiamo sfruttare il fatto che lei è in anima perché non ha Drago Antico nel nome, ma è la pescata che la carichiamo in anima e diamo più 3 qualcosa. Può servirci per andare a trasformare gli eventuali Tyrannobite, Hypnopike, Hypnophalanx, eccetera. Tutte carte che possono colpire da sole senza il bisogno di supporto. Che quindi se per caso
Il supporto vogliamo usarlo per il turno dopo perché vediamo che con la somma dei poteri arriviamo a 21. O non l'abbiamo direttamente. Allora facciamo. Dopodiché, una pescata. Una pescata in più per arrivare a quota 5. Perché abbiamo bisogno di pescare. Pescata con drago antico, ovviamente nel 9, poterla saccare, poterla usare per gli effetti. Abbiamo bisogno di pescare. Sto mazzo qua ha bisogno tanto bisogno di pescare. Infatti sono tentato addirittura di portarle a 6, far 6 e 6. Però per adesso col 7-5 funziona. Quindi mi tengo qua per adesso. E 4 per della IA al drago antico. Serve quella con nome. Ma a parte che non è che abbia IA particolari tacikaze. Tanto le useremo per fare Gigard. Ma soprattutto può essere counterblastata, sulblastata, eccetera. Per le varie skill drago antico. Quindi conviene giocare quelle drago antico. G-Zone. La G-Zone per drago antico devo ammettere che è molto molto particolare come l'ho fatta io. Allora, giochiamo l'uno per quella da FC, quindi quella nuova. Che dice che ha Engorge. Quando attacca lei può ingorgiare, può divorare, scusatemi, diciamo in italiano. E prende P5 per ogni carta che divora, e se divora meno 3 peschiamo 1. E sto mazzo qua può anche funzionare perché ha tante carte che si vanno a richiamare e si vengono ritirate. A differenza di Gaia che ne ha sì, ma praticamente ha la parte sono quelle di che dà a Gaia le skill. Invece noi qua abbiamo invece proprio le stesse retro che si richiamano. Quindi è probabile che da un suo attacco ricreiamo anche full board. Non è male, però è una buona prima stride. Ne abbiamo di meglio, ma è anche lei comunque una buona prima stride. E poi continuiamo con la sagra degli 1 per Arcrider. Quando attacca sacchiamo pezzo per dargli la skill più 5 se hit spacchiamo pezzo. È buono se dobbiamo, sempre come prima stride, se dobbiamo, non so, siamo contro un polizia o qualcosa che ha le retro che ci servono da eliminare per bersagliargli le retro che c'è da eliminare. L'uno per di quella base Engorge, quindi quando attacca possiamo a Engorge divorare. Se divoriamo almeno 2 lei prende più 6, no, scusate, più 3 e spacca un pezzo in fronte al nostro avversario. È una buona prima stride. E giochiamo comunque il buon Twin Tempest. Quindi, quando alla fine della battaglia che lui ha attaccato, noi possiamo pagare un Counterblast di 2 e un Soulblast di 2 di spaccarci tra retro per detonare il campo ad entrambi. Serve se abbiamo bisogno di fare control. Fa schifo, ma se almeno dobbiamo fare una control alla board, il nostro avversario, perché boh, qualche mazzo che. Se gli reseto la board mi va bene, lui me la fa fare senza dover hittare, senza dover fare niente, quindi ci sta bene in 1 per, tanto abbiamo una G-Zone a 16. E queste erano le generiche in 1 per, tendenzialmente prime stride, se dobbiamo bisogno, o carta di control, e poi invece abbiamo le prime stride in caso drago antico, quindi 2 per di quella nuova, Root Gazer, che praticamente è una delle prime stride migliori che abbiamo. In realtà è molto semplice, ma funziona questo mazzo. Ha un act che dice che a CB1 noi praticamente scegliamo una retro, gli diamo la skill che se viene fatta ritirare torna in campo e quando attacca sacca pezzo per prendere più 10. Praticamente lui da solo dice boom, CB1 scelgo una retro che tanto poi quando attaccherò la spaccherò e mi tornerà in campo da sola. Oppure per riuscire a fare ancora più multiattacco, CB1 la diamo tipo a un Tyrannobite, un Hypnofang, eccetera. Attacchiamo con quella. Attacchiamo con eventuali carte che spaccano. Spacchiamo, torna per sua skill. Poi attacchiamo con lui, la sacchiamo e torna per la skill della stessa carta. Quindi ci permette di fare molti attacchi, è molto buono. E poi abbiamo un'altra fazione di control, ma che andiamo a fare più che altro se vediamo le carte giuste. Perché cosa dice lui? Lui dice che quando viene messa nel Vanguard, quindi attenzione nel momento in cui viene messa, praticamente noi e il nostro avversario sacchiamo due retro e se lui prende la somma dei power delle carte che abbiamo saccato noi. Se raggiunge almeno, scusatemi, noi e il nostro avversario sacchiamo una retro, infatti mi sembrava un po' troppo strano. E se la somma delle carte che abbiamo saccato in questa maniera è 20 o in più, ce la fa diventare un 46 o più, lui guadagna anche crit. Non è male, deve essere però tendenzialmente un 11, un 9, una roba del genere. Noi lui che la usiamo anche tanto per il ritiro. Ok, il contro se lo fa il nostro avversario, ma intanto lui deve spaccarsi un pezzo, che schifo non fa. E
E vabbè, la style finale è quella normale di tutti i tachikaze, i quattro periodi da Gluttony Dogma. State giocando a tachikaze, bisogna giocare Gluttony. Gluttony ha la skill, vabbè, a divorare, e lui dice che quando attacca, vabbè, divora, e poi noi possiamo flippare sua copia, e se praticamente divoriamo almeno 5 carte, lui si stende e prende più 10. Cioè, se già soltanto fare gorgiando prende più 10, e se abbiamo saccato almeno 5, lui si stenda. Quindi, davvero, e perde un drive. Quindi, praticamente sono 3 più 2. Però, glattoni, glattoni, ragazzi. Jiggard, vabbè, non serve neanche più spiegarvelo. 2 di Raktom. Quando la gioco, scarto pesco. Serve nel caso la nostra parata vada a buon fine anche con 15 senza per forza tirare il danno Phalanx. Che invece è molto semplice lui come attiva i suoi 5.000 extra. Ovvero basta che nel nostro campo ci siano lo stesso numero o di retro o inferiore al nostro avversario. Quindi è molto facile. È una Jiggard da 5.000. Non c'è molto da dire sul Jiggard. Le Jiggard dovete giocarle. Tendenzialmente vengono giocate in 5 peli in questa maniera qua. C'è gente che gioca 4 e 1. C'è gente che gioca solo 4 delle 9. Vedete voi come siete. Io continuo con le 5. Con le 5 funziona meglio. Con questo, ragazzi, si chiude il video su Ancient Dragon. E arriveranno a breve anche gli altri video di Tachikaze. Restate con noi. Ciao a tutti.